ho provato una build con un i7-12700KF. La serie Alder Lake ha suscitato un bel po' di polemiche all'uscita per alcune criticità tecniche che, con un'esperienza diretta, secondo me, beh, lasciano davvero il tempo che trovano. Alcune informazioni, secondo me, sono state volutamente annebbiate, ma oggi andiamo un attimo a capire meglio questo tipo di processore. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi vi parlo della mia esperienza con un i7-12700KF in una build mandata dagli amici di ImproSystem. Vi ricordo che ImproSystem è un negozio partner gold di MSI, i cui link trovate in descrizione, che molto spesso ha delle ottime offerte per quanto riguarda i prodotti specifici MSI, come cashback, bundle promozionali, eccetera eccetera. Quindi se passate da loro per dare un'occhiata e magari acquistare qualcosa, vi raccomando di ricordare che vi manda il punto DG, così capite. Capitemi. Allora, analizziamo prima di tutto la build che gli amici di ImproSystem appunto mi hanno mandato. Stiamo parlando di un PC completo con, come ho detto, CPU i7-12700KF, quindi la versione senza chip grafico, su scheda madre MSI Pro Z690A, che supporta le DDR4. Perché le DDR4 e non le DDR5? Per un semplice discorso di performance. Sappiamo benissimo che tra DDR4 e DDR5 non c'è tutto questo distacco, assolutamente, credo che sia molto poco calcolabile per quanto riguarda i test, quindi vanno bene le DDR4, ma dopo parleremo del perché sarebbe utile al momento acquistare una piattaforma che supporta le DDR5. Andando avanti, c'erano 32 GB di RAM PNY a 3200 MHz, un SSD sempre PNY da 480 GB, come dissipatore della CPU un MSI Mag Core Liquid 240R, come scheda grafica avevamo una RTX 3080 For The Win 3 Ultra Gaming di e VGA, che al momento è qui nella mia build perché la sto testando, sto facendo... Madonna, stava cadendo il microfono. La sto testando, sto per fare un video anche riguardo a questa, in confronto alla mia, che è quella lì che adesso è qui su, non è più nel mio case. Come alimentatore avevamo un GameDias 750 Watt Bronze, un Kratos. La GameDias è una marca decisamente poco conosciuta, che però non fa dei prodotti che sono schifosi, perché si sa che molte volte le marche sconosciute fanno dei prodotti che sono schifosi. Per adesso ogni prodotto GameDias che ho trovato, sebbene non fosse estremamente premium, perché appunto è una marca, diciamo, budget, non mi ha mai dato problemi di sorta, ecco. E come case avevamo un Talos M1 Elite, un case che di primo acchito può sembrare decisamente piccolo e tozzo, ma che riesce tranquillamente a tenere una bestia di scheda video come questa qui, e che magari poteva avere forse un accorgimento in più per quanto riguarda la durezza, diciamo, proprio delle paratie, dei metalli, ma fondamentalmente 65 euro di case non potete aspettarvi qualcosina di più. Allora, qual è stata la metodologia di test per vedere un pochettino le prestazioni di questo processore? Sinceramente parlando, mi sono fatto dei problemi secondo me assurdi, perché se volete un video estremamente dettagliato di qualsiasi tipo di performance possibile e immaginabile da parte di Alder Lake, io vi consiglio di andare a vedere il canale di Sadditech, perché Saddi, sappiamo che se non fa le cose per bene e spacca il capello in 10.000 parti, non è contento. Quindi se volete davvero una in-depth review, vi consiglio di andare a vedere il video di Saddi. Io ho testato il processore con i programmi che io utilizzo di solito. Perché? Perché sarebbe stato stupido, secondo me, spararvi dati a pallettoni e non andare poi a capire per bene a chi fosse indirizzato questo processore. Quindi vi dico subito che il processore ha una potenza bruta decisamente fuori da ogni mia aspettativa. Stiamo parlando di una CPU che fondamentalmente ha 12 core, 8 core di performance con hyperthreading e 4 core di efficienza senza hyperthreading. E stiamo parlando probabilmente delle IPC più grandi che si possono trovare al momento sul mercato. Se nelle generazioni passate AMD
aveva letteralmente stravolto tutto il mondo delle CPU con dei processori che avevano un gran numero di core e delle buone IPC a partire dalla serie 3000 e concludendosi con la serie 5000, Intel è riuscita davvero a tirare fuori qualcosa di assurdo. L'i7 si va a piazzare perfettamente tra l'i5 12600K, che è il miglior processore da gaming, punto, non c'è davvero nulla di cui discutere, e l'i9 12900K, che è il miglior processore per quanto riguarda gaming, produttività, potremmo dire a livello enthusiast. L'i7 è giusto a metà, secondo me è il giustissimo compromesso che la maggior parte degli acquirenti in cerca di un'ottima CPU per gaming e streaming, content creation in generale, dovrebbe andare a acquistare. Per farvi capire un po' di risultati grezzi, su Cinebench R23 totalmente stock siamo arrivati con un punteggio superiore ai 23.000 punti. Con il semplice boost di Intel applicato tramite l'Intel Extreme Tuning Program siamo arrivati quasi a 24.000 punti. E 24.000 punti significa che a 30.000 c'è il Threadripper. Io non so Intel come abbia fatto a tirare fuori queste performance da questi processori, ma c'è riuscita. Le performance termiche, soprattutto, che state vedendo in video sono decisamente basse, perché il test è stato effettuato in una stanza della mia casa, cioè più che altro era la mansarda della mia casa, e la temperatura di quella stanza era 8 gradi. Ovviamente, se il processore con 8 gradi di temperatura ambiente è a 70 gradi di picco massimo di temperatura, se la temperatura della vostra stanza è 20 gradi, quindi 12 gradi in più, basta fare quella temperatura, quindi 70 più 12, e quindi avete la temperatura massima del processore, 82 gradi. Perché ho deciso di farlo lì? Perché il dissipatore, sebbene sia un ottimo dissipatore da parte di MSI, è un 240 mm. 240 mm secondo me non è la misura di radiatore per dissipatore a liquido migliore da utilizzare con questi processori. Io andrei comunque di un dissipatore ad aria di fascia altissima, quindi stiamo parlando di un Assassin 3 o comunque il Noctua, l'NHD15, o un dissipatore a liquido di AlphaCool studiato apposta per gli Intel Alder Lake, e o magari qualcosa di Asus, o comunque dissipatore a liquido di nuova generazione che abbiano un backplate diverso da quello classico, perché i processori Intel, lo sappiamo benissimo ormai, ce l'hanno detto fino allo sfinimento, avendo un layout interno di posizionamento dei core e dei vari moduli di memoria, hanno una forma più allungata, non è più quadrata come prima. Quindi un dissipatore ottimo magari per un Ryzen 5000 o per un Intel di undicesima generazione potrebbe non performare altrettanto bene con un Intel di dodicesima generazione. Parliamo un attimo di consumi energetici, perché questa qui è una parte sulla quale voglio premere un attimo. Il processore in idle, soltanto il processore, attenzione, consuma tra i 16 watt e i 24 watt. Assurdo, ma in idle non significa accendo il PC e lo lascio là senza fare nulla. Ho acceso il PC, ho navigato un pochettino su un browser, ho aperto cartelle, ho fatto, diciamo, dei lavoretti del tipo guardiamo le foto, lavoretti, sapete, guardiamo le foto, bello sto video che sto guardando. Il consumo massimo che ho visto è stato 24 watt. Io non so che tipo di magia, non è vero, lo so che tipo di magia è questo, sono gli efficiency core che entrano in ballo quando non c'è un carico molto pesante da affidare alla CPU, quindi tanta roba da questo punto di vista dell'ottimizzazione di Intel. Sotto carico massimo invece, di picco, attenzione, di picco, il processore è arrivato a consumare circa 200 watt. 200 watt di picco per un processore che ha una litografia 10 nanometri non è così tanto, se ci andate a pensare, rispetto alle prestazioni che è in grado di erogare. Perché no, io personalmente sono abituato al mio Ryzen 9 5900X, che sotto sforzo massimo, quindi sotto Cinebench, sotto un benchmark di Cinebench, arriva a consumare 138 watt, 139 per essere precisi, dai, 138.8, una cosa simile. 200 watt per un processore Intel che offre prestazioni maggiori del mio processore potrebbero sembrare tanti, ma non lo sono affatto, anzi siamo quasi alla normalità secondo me. Con una nuova iterazione magari dei processori con una litografia a nanometri più bassi potremmo sicuramente vedere un po' di ottimizzazione anche per quanto riguarda i consumi. Per quanto riguarda invece
i tempi di rendering, sappiate che questo video sarà renderizzato 3 volte. La prima volta sul mio Ryzen 9, la seconda volta sull'i7-12700K. Vedrò i tempi di rendering di entrambi e poi la terza volta che il video sarà renderizzato vi scriverò, diciamo, qua più o meno il tempo che entrambe le build ci hanno messo per renderizzare il video, ovviamente non utilizzando la scheda grafica, utilizzando solamente la forza bruta del processore. Ho utilizzato poi il processore in gaming su un solo gioco perché sarebbe estremamente, secondo me, stupido e riduttivo utilizzare un processore di questa portata per fare dei test intensivi per quanto riguarda i videogiochi. Bassa risoluzione in grado di far crashare PUBG. Per farvi capire, l'ho spinto in 720p con dettagli molto bassi, col preset molto basso, e in game c'erano 500 fps, però il tutto è crashato perché c'erano troppi fps, quindi a volte troppi fps fanno male. L'ho riprovato in 1080p con il preset molto basso, eravamo tra i 250 e 260 fps, quindi credo che questo processore spinga decisamente bene per quanto riguarda il gaming, ma era una cosa che già sapevamo. Il punto importante di questo video non è la metodologia di test, non sono i risultati ovviamente ottimi di questo processore, ma il punto è: a chi è indirizzato questo processore? Ragazzi, stiamo parlando della migliore serie che Intel sia riuscita a tirare fuori, penso, negli ultimi 5 anni, o comunque da quando Ryzen ha cominciato a mettere piede sul mercato. Stiamo parlando di processori in grado di erogare un'enorme quantità di potenza e che sono in grado anche di risucchiare un'enorme quantità di potenza dal vostro alimentatore, ma che non vanno a influire, come molte persone vogliono farvi credere, sulla bolletta dell'energia elettrica. La cosa sulla quale ho sempre voluto premere io è che i processori che consumano tanto non sono un problema per quanto riguarda il consumo elettrico in sé, ma sono un problema per quanto riguarda la capacità dell'alimentatore. Perché se io ho una 3080 e ho un alimentatore da 650 watt e voglio metterci un Intel di 12ª generazione, io devo cambiare alimentatore. Se ho una RTX 3080 e ho magari un Ryzen 5 5600X, 650 watt mi stanno stretti, ma ci rientro ancora per quanto riguarda il consumo massimo di energia. E la serie Alder Lake di picco consuma più di Ryzen, questo c'è, bisogna dirlo, non è un segreto, non è nulla di cui non abbiamo scoperto l'acqua calda fondamentalmente. In idle però, con operazioni del tipo apro il browser, mi guardo il video su YouTube, faccio quell'altro, consumano decisamente poco. Il costo al momento di questo processore è circa 400 euro. Allora, a 300 euro abbiamo il miglior processore da gioco presente sul mercato, il 12600K e il 12600KF. A circa 500 euro e qualcosa abbiamo l'i9-12900K, 12900KF, dipende poi dalla variante che volete voi. Questo si trova giusto in mezzo, circa 400-430 euro più o meno avete il prezzo del 12700K o versione KF, ed è un ottimo prezzo. Per farvi capire, il prezzo del Ryzen 7 5800X diciamo che supera di parecchio le 400 euro, invece l'i7 sa più o meno allo stesso prezzo, in alcune volte costa anche di meno. Quindi capite bene che pagando lo stesso prezzo o qualcosina in meno avete 4 core fisici in più che vi aiutano a fare qualcosina di più, molto di più. A livello di core fisici è paragonabile al Ryzen 9 5900X. A livello di performance è migliore, davvero, in gaming e in produttività è migliore. A livello di consumi energetici è più alto, sicuramente. Scalda qualcosina in più, sì, ma è per il nuovo layout proprio del processore, dell'IHS del processore e della struttura interna del processore, ma costa di meno del 5900X. Quindi magia, secondo me magia. Io ho provato questo processore su una MOBO che supporta le RAM DDR4. Secondo me, dato che Intel ha annunciato ufficialmente che la serie 13 dei processori sarà retrocompatibile col chipset Zera 690 e con il socket LGA 1700, io consiglio al momento di prendere una piattaforma con RAM DDR5. La forza di AMD negli ultimi anni è stata il fatto di poter adattare
i Ryzen 1000 alla scheda madre X570, che poi non uscivano i BIOS, è un altro discorso, ma il fatto di avere il socket fisicamente compatibile ha permesso comunque alle persone di risparmiare qualcosina cambiando comunque processore o cambiando scheda madre e avendo performance che andavano sempre a migliorare. Adesso, acquistare una piattaforma con RAM DDR4 al momento e i processori Intel di nuova generazione, secondo me sarebbe come andare a castrare le prestazioni di queste CPU. Le DDR5 non hanno un impatto così grande per quanto riguarda le performance rispetto alle DDR4, e questo lo sappiamo per certo, ma io tendo sempre a guardare un pochettino al futuro. Le schede madri che supportano le DDR5 costano di più, sì, ma vi durano di più, certo che vi durano di più, a meno che non siate dei pazzi scatenati che quest'anno vi comprate un 12900K con una top di gamma Z690 e poi volete andare a l'anno prossimo ad acquistare sempre il top di gamma sia di CPU che scheda madre. Un processore di questi, un 12700KF su una Z690 e DDR5, io credo che vi durerà almeno 4 anni. Quindi il tempo in cui le RAM DDR5 si saranno consolidate dal punto di vista delle prestazioni e saranno scese di prezzo. Quindi, con il fatto che potrete cambiare anche CPU sulla stessa scheda madre, con per esempio la scheda madre che ho utilizzato io, avevo il pulsante BIOS flashback, beh raga, che vi devo dire di più? Praticamente Intel sta facendo AMD. Detto ciò, l'utilizzo di questo processore sarò portato avanti su Windows 10 perché il PC non è di mia proprietà, bensì andrà a un utente, quindi non volevo sporcarlo con dati personali che fossero i miei, che poi si dovevano andare a cancellare, sapete che casini potevano esserci, ma sappiamo che la differenza di performance tra Windows 11 e Windows 10 non è così grande, tanto che il mio Ryzen 9 5900X su Windows 11 performa peggio del 12700KF su Windows 10. Magia? Io continuo a dire, secondo me questa è magia. No, non è vero, non è magia, siamo solo di fronte alla migliore architettura CPU che Intel abbia mai tirato fuori. Da prima sono stato abbastanza gentile, 4 anni, direi pure 5, 6, 7 anni a questa parte. Ragazzi, fatemi sapere la vostra. I miei video non sono mai estremamente tecnici, ma perché io mi rendo conto di voler un attimo indirizzare qualcuno verso l'acquisto di questo processore, e il 12700K o versione KF è veramente l'ottimo compromesso tra chi vuole magari una macchina da gioco di sera e di mattina, di giorno vuole fare dei lavoretti anche abbastanza pesanti col proprio PC, e volendo vuole avere una macchina magari da gaming e streaming allo stesso tempo che abbia delle performance maggiori rispetto all'i5. L'i9 mi sembra davvero indicato per una ristrettissima cerchia di persone. E la stessa differenza che c'è tra Ryzen 9 5900X e 5950X, io sono convinto che il 90% di voi si troverà benissimo con un i7-12700K o un Ryzen 9 5900X, ma la versione più potente serve soltanto a pochissime persone, e la maggior parte di voi, ma anche io, non riuscirei a sfruttare l'i9 e il 5950X a pieno, al 100%, perché per il mio utilizzo il 12700KF o il 5900X, vanno decisamente a pennello. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Avete intenzione di acquistare la serie Alder Lake? Io vi consiglio di acquistarla se volete un PC che è davvero votato al futuro. Ringrazio ancora gli amici di ImproSystem per avermi mandato questo fantastico PC da provare. Io vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link del caso e vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli!